Ah, posso tirare un sospiro di sollievo per questo Memory, perché mi aspettavo un film molto, molto brutto, perché ho tanto a cuore il regista, quale Martin Campbell, che è quello di Casino Royale e che nell'ultimo periodo non se l'è passata proprio benissimo, E quindi, non lo so, ero lì, pensavo, ma solito thrillerino con Liam Neeson che mena tutti. Sarà una schifezza senza precedenti. Il trailer non era esaltantissimo. Guy Pearce, Monica Bellucci, insomma. Ma alla fine, guardandolo, non l'ho trovato bello, però neanche brutto. È un film che ha delle buone idee, che però non sfrutta fino alla fine. Il finale è molto carino, molto interessante, però nel complesso l'opera è un thrillerozzo un po' prevedibile, che non colpisce per davvero. Salve, sono Arcadin Hammer, benvenuti, iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, mettete like a questo video e condividete, seguitemi perché porto sul canale tantissimi tipi di video, soprattutto quelli legati a Venezia 2022 dove sono stato, quindi andate a dare un'occhiata alle mie playlist. Andiamo e non perdiamoci in chiacchiere. Faccio una parte spoiler, no spoiler, perché essenzialmente la storia è di che cosa parla? Di Liam Neeson che mena la gente. Però questa volta non è il bravo ragazzo, questo mi ha colpito perché è un assassino su commissione che deve uccidere. Però c'è il solito dilemma morale per cui l'assassino è un anti-eroe in realtà che spalleggia e alla fine diventa, aiuta la polizia per mascherare i crimini dei ricchi stronzi che devono coprire le loro attività illegali. Quindi alla fine non è sorprendente per niente, anzi prevedibile, è la più grande pecca dell'opera che ogni momento, nonostante una messa in scena più che discreta da parte di Martin Campbell, che però chiaramente non ha nulla da spartire con il suo passato glorioso di Casino Royale, però ha degli spunti, ha dei momenti di tensione, cerca di costruirtela questa tensione, non è male. Non è male, tu dici, dai che funziona, dai che funziona. E poi ci pensa una sceneggiatura abbastanza pigra, che se vado a vedere è sua, mi stupirei. No, non è sua, perché lui è un po' più bravo di così. È un certo Dario Scarpadane che si rifà sul finale, perché quest'opera è basata su un libro. Allora, cosa succede? Che nei momenti dove anche il regista riesce a costruire bene la tensione, c'è il momento in cui dici, vabbè, ma ora succede questo, e succede quella cosa lì, quindi è un po' difficile. Voglio fare un piccolo appunto a Liam Neeson, che davvero ho tenerezza per lui, perché fa sempre lo stesso film, e questo toglie anche mordente, diventi un requiem. Diventi un feticcio del trash perché in questo ruolo non è malissimo. Liam Neeson cerca un po' di svecchiarsi, non fare il duro che mene basta. C'è una interiorità, si cerca di fare, però non arriva al punto perché noi ci aspettiamo quella cosa da Liam Neeson e gli mettono in bocca delle scelte, delle linee di dialogo molto trash che alla lunga non convincono. Sì, poi il personaggio evolve nella fase finale, c'è una conversione, se vogliamo, che non è del tutto didascalica, però non colpisce. Guy Pearce non pervenuto, davvero, anche lui. È come se questi personaggi non avessero background, e questo è un peccato, perché la storia vuole spingere a farci riflettere sul concetto di giustizia e di vendetta, tema sicuramente non originale. Che però sul finale ha un bello spunto perché il film esce dal solito thrillerozzo dove vi ammazzo tutti perché vendetta, vendetta, vendetta e riesce nell'intento di farci riflettere sul tema e infatti l'opera dedica quasi 20 minuti a questa parte finale che sembrerebbe inutile ma che è la parte più interessante a mio parere. Monica Bellucci inascoltabile, inguardabile come attrice. E il film si conclude qui. Forse troppo lungo, sì, però non nel senso che il finale è troppo lungo, perché magari si poteva accorciare la parte precedente di mazzate, di botte, con un paio di momenti trash che mi sono piaciuti moltissimo, però il resto non convince. Quindi accorciare un po' la parte prima per farlo arrivare a 1 ora e 45 invece al posto delle 2 ore. Detto questo, che devo dirvi? E niente, è quello che vi aspettate con una messa in scena discreta.
e alcune scene molto molto importanti con dei momenti di emozione vera e di riflessione che però vengono uccisi, affogati in un mare di noia, essenzialmente, perché sai già quello che succede, ti stupisce un po' la tecnica, ma non va fino in fondo. Però è un film che tutto sommato non sconsiglio. È quasi sufficiente, ok? Ciao ragazzi!